Buonasera, buon sabato, benvenuti in un nuovo appuntamento col Talent Show, artisti che si alterneranno questa sera, come tutti sabato sera, al nostro Talent Show. Questa sera tanta gioventù, tanta bella gioventù, come al solito. Ma iniziamo, perché è una rubrica che mi sta, insomma, sta accattivando, mi sta piacendo particolarmente, perché stiamo cercando di capire qual è il seguito del nostro Talent Show e scopriamo anche essere all'ascolto il sabato sera. Spesso e ben volentieri capiamo anche grandissimi artisti, grandissime personalità, anche il mondo della politica, della cultura, artisti, anche allenatori di calcio, ecco, sportivi di grande calibro, come abbiamo scoperto anche il CT della Nazionale Spalletti, che ha parlato di noi davanti ad una assemblea di sportivi, sapendo che iniziavamo appunto un nuovo corso qui al nostro Talent, motivo di grande orgoglio. E per chi se lo avesse perso, perché poi è andato anche sugli importanti spazi sportivi, su canali nazionali, questo passaggio, e quindi ci ha fatto un'enorme pubblicità. E quindi prego la regia di mandare in onda questo spaccato dove appunto Spalletti parla di noi, del Talent. Buonasera a tutta la Calabria, ai cari amici di Talent. Non so se si vede pure a Napoli la TV. Comunque saluto tutti i napoletani. Sapete, lì grazie a me abbiamo vinto lo scudetto dopo 30 anni. Mi piace allenare a sud. Voi siete della provincia di Reggio Calabria. Ecco, dopo la nazionale mi piacerebbe venire ad allenare a Reggio Calabria. E in che categoria è l'Alex Regina, ovvia? C'è anche un mio amico a Reggio Calabria, ha comprato casa e non se ne vuole andare più, stiamo parlando di Pippo Inzaghi. Io voglio prendermi una bella fattoria e così mi porto le mie caprette. Voglio venire pure a vedere di persona la TV e il Talent. Posso venire, intanto mi invitate. E tanto c'ho tempo libero, ora che è ferma la nazionale, adesso non alleno più a Napoli. Ci vediamo solo con loro, degli amici della nazionale, qualche giorno prima della partita. Ovvia, e non credo che andiamo agli europei, ecco, quindi potrò venire a Roccella Ionica, anche perché è vicino a Gioiosa Ionica, vero? È il paese del mio compare, è Don Rocco Commisso, o Commisso della Fiorentina, vero? Allora vi saluto e vi seguo sempre da Coverciano, e viva la Calabria, e viva il Talent. Un saluto a tutti dal vostro mister Spalletti, Luciano Spalletti. Eccoci tornati da un altro spaccato, insomma, di saluti che ci rivolgono da ogni dove, e andiamo agli artisti di questa sera, i protagonisti, la colonna sonora di questa serata. Sono il maestro, i maestri Oscar Zaccuri e Bruno Mazzano. Allora, ci diamo del tu, ragazzi, eh? Allora, Oscar, intanto da dove cominciare, perché sono veramente tante le cose da dire sul tuo conto, sul vostro conto, sul conto anche della band, che poi magari meglio presenteremo. Certo. Artisticamente come nasci? Allora, artisticamente partiamo da una cosa che è uno scoop, è un po' uno scoop, diciamo uno scoop. Ok. Io nasco a Como, quindi sì. Non sono, ah, proprio sono originario, sono sì. Originario di qua, sì. Però sono nato a Como, Milano, Lombardia, sì. Quindi tante persone mi dicono: ma come fai tu a cantare in dialetto? Mica fare, insomma. È una passione che ho sempre avuto fin da piccolo, perché sì. Giustamente essendo del posto. Ma sei trasferito da piccolo, già che stiamo parlando di te? No, io sono esattamente 4 anni che mi sono trasferito qua. Prima venivo allora in vacanza. È molto difficile immaginare come tu abbia fatto, ma penso che tu abbia coltivato, cominciato a professare. Ho cominciato molto piccolo, a 11 anni. Como. Ecco. Già 11 anni, sì, perché io nonostante tutto scendevo, avevo i nonni. Ah, ecco. I miei cugini, diciamo, prendevi testi e musica quando scendevi? Sì, in poche parole avevo i miei vicini, che sono oltretutto i miei cugini, Gaetano, sì. e Mimmo Sapone, che li conosco. Oscar, tutti, di merito, giusto? Sì. Di Salina Ionica, no, attenzione, di Molano. Non provochiamo incidenti diplomatici. Ho sempre avuto la passione della musica, ho cominciato a sentire sta tarantella, sto organetto, sto tamburello, e ho cominciato con i miei cugini. Sì. Poi ho cominciato a scrivere canzoni, già avevo la passione di scrivere qualcosa in italiano. Dopodiché mi sono dato al calabrese, sì. Alla musica folk etnica. Ma quindi scrivi da 4 anni, o hai cominciato a scrivere anche prima? Ho cominciato a scrivere anche prima. Infatti ne ho una bella lista lunga di canzoni, nel frattempo è uscita la prima, come ti dicevo prima. Di cosa parlano le canzoni tue? Vabbè, generalmente, okay, d'accordo, però. Generalmente le canzoni
più belle amore. Parlano d'amore. Ecco. Poi ovviamente i discorsi sono tantissimi. Ho fatto una canzone tipo sul mio paese, sì. Simularo, Lume Paesi, che parla di come i tempi sono cambiati. Che adesso, diciamo, un paese come il mio Molaro, diciamo, un Doia Giuni, sì. È vuoto. Mm-hmm. Case chiuse, finestre abbandonate, tutto. E quindi ricordando i tempi quando ero piccolo. Allora, tu sei di Saline, lui invece è di Bovalino. Invece sì, lui è di Bovalino Marina. Ma che, come vi siete conosciuti? Su internet, sotto un palco? Allora, ci siamo, perché a distanza è notevole. Ci siamo conosciuti lavorando. Lavorando. Io erano già tanti anni che tra anche su al nord, perché lavoravo anche su al nord, sì. E qua ho iniziato a fare serate, serenate. E, diciamo, sono diventato uno dei più chiamati qua. Sì. E mi fa onore questo, mi fa molto piacere. Siete provenite da due capitali, no? Due capitali il Melitese diverse. E poi anche la Vallata del Buonamico, che in questi ultimi anni, 10 anni, poi noi possiamo benissimo certificare, perché qui in quest'area spettacoli se ne sono, insomma, avute delle belle, insomma, celebrità, adesso diventate appunto delle belle realtà. Bruno, è vero sta cosa che dico, no? Ma avevi difficoltà, tu, ecco, fuori onda mi diceva qualcosina che poi voglio mettere in risalto anche adesso in onda, c'erano difficoltà 10, 15, 20 anni fa, insomma, a esibirsi, no? Quantunque sì, abbia... all'inizio sembrava un po' male perché erano pochi chi suonava. Uno si vergognava qua. Pure strano, no? Sì, insomma, io sto qua, ma che cosa vuole? Dove arriva? Quale malefatteria, insomma? Guardate su Tamarro, dici. E diciamola francamente, io cercavo di essere diplomatico, lei è bello diretto, insomma. Ok, dunque, quindi, intanto questa sera che cosa proponete, Oscar? Allora, che cosa avete portato? Questa sera faremo magari qualche brano così dal vivo, sì. E più se vuole appunto mandare... Perché ci sono anche delle produzioni anche, video, sì. Sì, cioè abbiamo Rosabella, che sì. È il singolo appena uscito ad agosto, che già sta andando molto quindi sul web. Tra poco vedremo anche la clip? Potremmo mandarla in onda, ecco, su YouTube. Sì, quindi quello che vogliamo, è casa nostra, facciamo quello che si vogliamo. Si può mandare anche benissimo sì. In onda. Sì. Allora, Oscar, Bruno, ma ci sono degli altri pure, no? C'è sì, una band che ho creato, spettacoli. Ho creato una folk band, sono ragazzi veramente unici, sia come carattere, sono veramente persone umili che mi seguono. In tanti anni ho avuto modo di avere tante amicizie, tante conoscenze, in un percorso musicale ho conosciuto tantissimi artisti, e con chi ho legato di più, con chi sì. Ho legato di meno. C'ho questa band formata da... Dice un po' di nomi, di numeri, sì. Certo. Vabbè, abbiamo Filippo Mangano. Che è alla batteria. Farà piacere sentirsi, insomma, certo. A camminare, certo, sì. Al basso abbiamo Totò Amadeo, abbiamo la moglie di Filippo, Valeria, che si occupa di tutte le locandine, registrazione video, pubblicità, e quello che è. E poi vabbè, abbiamo... Merchandising. Bene. Abbiamo Bruno Marzano, che appunto è l'organetto. L'altra colonna. E poi ci sono io, che sono alla chitarra e alla voce. Quindi chitarra e organetto, questo l'avevamo detto, comunque adesso, insomma, si capirà benissimo se vincerà, insomma, da quello che andranno a fare. Dunque, tu, ma a proposito di ragazzi che si avvicinano, hanno voglia, gli piace questa cosa, tu so che, insomma, hai vicino dei ragazzi pure che ti seguono, un po' come il mastro calzolaio che c'ha la sua bottega, la gente una volta così era, no? Oppure il fabbro, tu intendi di persone che si seguono, che vogliono imparare lo strumento, la musica? Sì, noi appunto con questo progetto, appunto, stavo dicendo, appunto, stavo raccontando anche come ci siamo incontrati. Sì. Io, vabbè, come te l'ho detto, avevo già una storia lavorativa dietro. Sì. Lui anche qua da Bovalino con le scuole, con tutto. Dopo un po' di anni, tramite un altro amico che abbiamo in comune, Fortunato Stillitano di Cosenza, okay. Adesso sì. Cosenza, ma è sale noto, sì. Ci siamo incontrati in una serenata, io e Bruno. Sì. Da lì un po' tra tante cose, un po' dal carattere, un po' da tanto passato che abbiamo anche in comune. Ma vanno queste serenate pure, anche vanno qui, è un'altra novità. Vanno tantissimo, vanno tantissimo. Si fanno serenate come una volta. Ne ho una stasera. Ma una sì. Stasera? Fa straordinario, come una volta, proprio sono tornate tante abitudini, tante tradizioni bellissime, sì, funziona. Funziona, funziona. Funziona. E quindi comunque ci siamo trovati, certo, certo. Come dicevo, anche dal passato abbiamo insieme, abbiamo la mamma che ci è mancata, tutti e due, abbiamo passato tante cose e ci capiamo moltissimo. E abbiamo legato una fratellanza, proprio certo. Spartimo sonno. Soprattutto ora abbiamo lavorato tantissimo, da quando abbiamo fatto Stognone tra i clienti suoi, tra i clienti miei, abbiamo fatto una cosa veramente che ci ha permesso... Io sto pensando a quella serenata, cioè, non si affaccia male la suocera la cosa, non succede mai qualcosa, no. Non vi è mai capitato qualcosa. Qualcosa di che tipo? Non lo so... Un secchio d'acqua, dai, ce la butto no, così. No, veramente no. Poi, ma no, io, poi magari ascoltandomi. Io le dico che lei, certo, lei sta parlando con una persona che è andata in centro Milano in una strada a bloccare il traffico per fare una serenata. Uh-huh. Tra paesani a Milano, non c'è canto in Calabrese, sì, tutti sì. Fermi. È uscita perfino. È uscita perfino che di fronte abitava l'ex velina di Striscia la Notizia e ci ha fatto il video.
Quindi una cosa fantastico. Che dico, la musica popolare io l'ho trasmessa al nord ed e è sempre andata. Sia al sud che al nord. Sì, 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 anche chi non capisce il dialetto, anche veramente si diverte, perché è questo lo scopo. Apprezzo lo scopo del nostro folk, la nostra tarantella, piuttosto. No, no, ma io mi rifiuto a secchio d'acqua, magari uno non capisce subito di che si tratta, magari saranno disturbatori, poi magari sentendovi la bella musica. E questo insomma, ci ha permesso di fare tanti progetti. Abbiamo oltretutto ora da 2 mesi abbiamo fatto partire il progetto scuola. Abbiamo creato 3 scuole che piano piano stanno andando a incrementarsi. Una scuola a Melito Portosalvo, a Bovalino e a Gifone, che oggi appunto devo andare, che e mi aspettano i ragazzi. Abbiamo stuzzicato l'appetito di qualcuno, no? Dice, ma c'è questa opportunità. Magari non è a conoscenza, voi comunicate in qualche maniera, un profilo Facebook? Sì, non lo so. Noi vabbè, abbiamo tutti i profili. Al di là della moglie, profili. Insomma, non so di chi adesso, non mi ricordo, che fa tutto questo lavoro la di Filippo, comunicazione. Sì. No, no, okay, abbiamo i nostri social, TikTok, Instagram, Facebook, basta scrivere Oscar Zaccuri, comunque Oscar Zaccuri. Mi trovano tutti, senza problemi, lì ci sono... Anche perché tutti. Non è come ai tempi di Bruno, no? O ci si vergognava, adesso insomma l'ho scoperto. No, uno magari prova più vergogna se comincia a fare rock, queste cose qui da noi, no? Funky blues, no? Sì. Non me ne voglia nessuno. Sono pochi però, quelli che fanno questa cosa, sì, no? Sì. Invece adesso chi fa la tarantella, avviso aperto. Infatti era andato a morire un po' tutto il folk. Poi ringraziamo Mimmo Cavallaro, Papa Andrea, saranno persone che comunque anche nel mio crescere hanno influenzato tantissimo. Ma infatti noi siamo abituati, io mettiamo, dico la verità, quello mettiamo che le cere detto, davanti dico, alle foto, insomma. E hanno fatto riaprire, io li stimo molto perché hanno fatto riaprire tutto questo percorso che abbiamo noi oggi. No, non ci sarebbe. Guarda, se continuiamo così chiacchieriamo tutta la sera. Invece la gente vorrà sicuramente sentirvi, la trasmissione è fatta proprio per ascoltare, per vedere. Cominciamo subito? D'accordo, sì, Bruno, vuoi partire, okay, vuoi partire con qualcosa dal vivo? Sì. Dal vivo vuoi partire con qualcosa dal perché vivo? Partiamo con la clip, così vediamo. Partiamo subito, con la clip, anche dai. Mi pare che sia una novità, una delle ultime cose. Sì, sì. Vuoi presentare tu stesso, Oscar, sì. Di che si tratta? Allora, il titolo della canzone è Rosabella, è un videoclip che abbiamo girato a Pentidattri, un paese veramente storico e famoso in tutto il mondo, bellissimo. Noi non siamo di Como, quindi conosciamo benissimo il nostro territorio. Ok. È ovvio. Molto bene. Vale la pena veramente guardarlo. Lo trovate su YouTube, basta scrivere Oscar Zaccuri e Rosabella, e anche se ormai penso che arriva già tra le canzoni più cliccate, belle ormai e più sentite nel momento. Quindi quando vuole può farla partire. Andiamo subito. Grazie. Oscar e Bruno, grazie, e subito con Rosabella. Che d'occhi mi guardi e confondi i pensieri, cucchi da bocca che bacia mi inchino cori, viaggiando tra mille orizzonti e mille confini, mi fai morire pensando solo a te amori. E allora io voglio a tia bella, il chissi la me grassa, da sola Rosabella. E allora veni, si incontrano i pensieri, i mia dopo campari, e di tia voglio morire. Dammi l'amore, io voglio lo tuo cuore, mi sento lo battiri, quando mi trova pace. Dammi le mani, e poi un tome cuori, sentino le sospiro, a un poco riposare. Si ferma o lo cori, perché più belli di ti hanno ancora nascere. Dammi a tua mano e ti porto per lunghi sentieri, ti porto lontano da vita chi voglio cutia. E allora io voglio a tia bella, il chissi la me grassa, da sola Rosabella. E allora veni, se incontrano i pensieri, i mia tu può campare, e di chi voglio morire. Dammi l'amore, io voglio lo tuo cuore, mi sento lo battiri, quando mi trova pace. Dammi le mani, mi voglio un po' me cuore, sentino me sospiro, a un deporto riposare. We'll be right back.
tutto mondo per monti e per mari. Chi come solo tu bella mi sottili bene. Guarda sto cielo che rande e potemo volare. Ali quali in to spazio che non avi fini. E tu sei come la luna che ama lo soli. Non c'è si vita per nudo se uno di tu mori. Fino a chi splendi ti trovo seguendo la luce. Ma se sei stuta non vi occhio la vita e l'amore. E allora passa, io voglio tia bella, per chi si la me grassa, la sulla rosa bella. E allora vieni, se incontrano i pensieri, i mia dopo campari, e di ti voglio morire, dammi l'amore. Io voglio lo tuo cuore, mi sento lo partire, quando mi trova pace, dammi le mani, mi voglio un come cuore, senti lo me sospiro, a un devolvo riposare. E cominciamo con le nostre rubriche, al solito c'è Vincenzo Muscolo in apertura quasi, questa volta un'altra domanda in tendenza sui social, ma non ti stanchi mai di, questa è la domanda che impera sui social e lui la riprende. Domanda alla quale i giovani sui social rispondono con immagini e video di città o regioni a cui sono molto legati. E alla fine sentiremo anche un appello ai calabresi per difendere e migliorare sempre più la nostra terra. Buonasera Pino, buonasera a tutti voi che ci seguite come ogni sabato. Siamo al nostro secondo appuntamento con Talent Show ed è tra l'altro il secondo appuntamento con la nostra rubrica. La scorsa settimana vi avevo lasciato con una domanda: quante volte pensi all'impero romano? Una domanda che sta spopolando su TikTok. Adesso la domanda che vi pongo è la seguente, cambiando totalmente argomento perché passiamo dalla storia alla geografia. E allora voi vi chiederete, Vi, ma che ci vuoi propinare? Tutti gli argomenti delle elementari, delle medie e del liceo? No, però vi spiego cosa sta succedendo su TikTok. Succede questo, succede che viene posta una domanda, ma non ti stanchi di puntini puntini? E a questa domanda, non ti stanchi di, è una città specifica, una città, un paese, una regione, si risponde con le immagini o dei video di momenti di festa o di processioni o di bellezze culturali e artistiche di una determinata città, regione o paese, per esempio. Ma non ti stanchi mai di Napoli? E a questa domanda si risponde con le immagini meravigliose di una città stupenda quale è Napoli e magari dei momenti di festa, la festa di San Gennaro o comunque delle feste che uniscono tutta la comunità. A queste domande, insomma, a queste domande si risponde così e nel sottofondo di questa canzone è ancora, 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 perché delle bellezze di queste città non si può fare mai a meno. E una grande maggioranza di ragazzi risponde a questa domanda con le immagini della Calabria. E la domanda è, ma non ti stanchi mai della Calabria? E la risposta è, queste immagini bellissime delle nostre terre, che è una terra meravigliosa, immagini artistiche, immagini con, appunto artistiche o naturali, e poi anche momenti meravigliosi, come possono essere le tradizioni religiose, e anche le tradizioni civili, popolari. Ed ecco lì che si vede questa carrellata di sorrisi, di momenti di festa, di comunità, di bellezze, tutte le nostre bellezze che dobbiamo difendere. Ma sono sempre accompagnate però da una descrizione, ed è qui che bisogna ragionare. Questa descrizione che viene scritta appunto dai ragazzi che condividono questi video, che sono calabresi emigrati purtroppo, parlano sempre con un filo di malinconia di quanto sia difficile lasciare la propria terra. Direte voi, è una storia vecchia, ma è una storia di cui bisogna parlare. Io ne parlo anche per esperienza personale. Essere emigrato è orribile. Lasciare la propria terra per studio, per lavoro. Ecco,
dobbiamo tutti insieme fare in modo che noi ragazzi non dobbiamo essere costretti a un certo punto ad andare via, anzi, dobbiamo essere felici di rimanere. Certo, bisogna fare delle esperienze all'infuori della propria terra, scoprire posti nuovi, però con l'idea che si può tornare, si deve tornare nella nostra regione, che è la più bella del mondo. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo sabato prossimo.
Adesso abbiamo un hobbista particolare, è stato con noi nelle primissime puntate il nostro talent, ci ha fatto anche sentire qualcosa, ma soprattutto vedere, perché lui inventa, realizza dei manufatti straordinari. Adesso vi facciamo vedere, ecco, tre cose che lui, beh, insomma, uno è una particolarità, l'altro si riferisce, altri due pezzetti di video si riferiscono a suoi manufatti, cioè la costruzione di alcuni strumenti musicali. Lui lo fa per hobby. Allora, intanto vi facciamo vedere questa telelampada abat-jour realizzata su un telefono a rotella antico. Si accende con telecomando a decine di metri, quindi, ed è personalizzabile sui colori. Vediamola. Adesso vi facciamo vedere il nostro Andrea mentre prepara una lira calabrese in legno di gelso con stagionatura sessantennale. Questo modello è nella versione acustica e amplificata. Ed ora anche la personalizzazione, che non manca, insomma, caratterizza con incisione a fuoco sulla tavola in abete della lira calabrese. Adesso abbiamo i nostri videomaker ogni settimana con noi, con la loro clip ironica sulla Calabria, ci fanno divertire con dei momenti, insomma, anche abbastanza abitudinali nelle famiglie calabresi. Vediamo che succede questa settimana. Sono Matteo, mi dica. Ah, wow, abbiamo vinto una vacanza per due persone alle Hawaii. Ah, possiamo trovare anche la nostra anima gemella. Ah, bello, bello. Ah, ok, quindi si dovrebbe partire domani, last minutes, no? Domani. Ah, vuole sapere se partiamo? No, non possiamo. Perché? Perché sogni porco, eh? Così Marita, stai già buono New York. Con mazzo porco, stai già buono un anno. Buona serata. Buona serata. Rifiutamma! No viaggio last minute e partiamo domani pure! Bella guai, pensa tu, noi poporcello che a chi rifiutamma! E ora stiamo qua in famiglia! E dissero che era pure geni i figli ragazzi, pensa tu, ne trovano pure la mogliere! Ma che ne è frutta a noi! Come arrivare i biglietti, pigliamma e gli fanno andare a spazzatura! E così vitti si vitti! Tanto, meglio porco! Bravi, bravi, sono orgoglioso di voi. Grazie, grazie. E ricordate che così Marita sta già buono un giorno e qua mazzo porco sta già buono un anno. Lo sapimo, lo sapimo. Ah, vai un attimo a bagno.
non mi pigliavano poco. Ah, ma un mattino che andavamo facciamo? Non ci chiedevo un anno, se restando a bagno. Ma... Nonno! Che bani? Ma un mattino! Ah, mi chiamo io un mattino, non mi preoccupate! Ah, ti chiama io, va? Va, va! Ciao, ciao! Sei pronto? Sì, sì! Andiamo, vabbè! Adesso non ci chiamiamo tu, nonno, ma fino a me ne dai, se ne è più già a perdere, cavolo! E mo che buono che sta qua. Sono, sono, già è una cosa. Pronto? Pronto, nonno. Pronto. Ma non dovevamo dividere un po' porcello stamattina, scusa. Ah no, non facciamo niente. Ho trovato i biglietti che avete vinto e mi sembrava male non usarli. Come non facciamo niente, i biglietti? Sì, sì, sì. E un porco. Un porco. Un porco e cago me. Come la puttia! Ah, i biglietti erano due! Mi portai il compagno di viaggio! E tu che cazzo ti mangiare? E tu che cazzo ti mangiare? Se resta qua c'è costata, va a porto un'altra volta, non mi carregate! Qua? Ah, andai io parto, andai io me ne vai! Buon viaggio! Corriamo e sogno come una vervizza, femme me poso sopra l'otto dell'aro, poi terrò posto pentino e salizza, la lavezza la chite nelle mani. E a tua mamma non me voli, tuo padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. Mamma non me voli, tuo padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. Vorrei essere in mela se potessi, e con la bocca tua mi muzzicassi. Volevo essere acqua e tu venissi, alla fontana tutto mi invidissi. E a tua mamma non mi voli, tuo padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. Oh mamma non mi voli, oh padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. Volessi diventare rondinella, bella per muove video di piaceri, e mi indivegna la tua camerella, e muovevi a letto dormire. E a tua mamma non mi voli, tuo padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. Oh mamma non mi voli, tuo padre non c'è sta, e per dispetto tutte non davi mamma. E ora un giovanissimo, anzi a questo proposito, per i più giovani, se non possono venire in difficoltà, la mattina vabbè vanno a scuola, ma il pomeriggio sono pienissimi di attività, ecco è possibile anche, così noi, l'importante è mandarli perché ci piace insomma scoprire sempre nuovi talenti.
cogliamo l'occasione di questa clip che ci arriva da parte di un nostro giovanissimo ascoltatore, ecco, per proporre appunto di mandare video siffatti alla nostra redazione, che poi li vaglierà ovviamente, e saremo ben lieti di mandarli in onda il sabato sera. Ci manda un video personale Alessandro Piccolo, che è della Locride di Siderno, World Dance Opera 27, numero 19, The Little Negro. Ascoltiamo Alessandro Piccolo. Come abbiamo presentato la puntata passata, iniziamo un nuovo ciclo di rubriche e abbiamo anche quello dedicato alla musica. Abbiamo Luna Park con Francesco Ruga, ci colleghiamo quindi con Radio Fantasy. Ciao Pino e buonasera a tutti i telespettatori di Telemia e di Talent Show. Sono strafelice di iniziare questa rubrica Luna Park. Ve lo ricordo, questa rubrica vi terrà compagnia ogni settimana all'interno di Talent Show per parlare di che cosa? Di musica. E come vi ho promesso settimana scorsa, lo faremo sempre in un modo particolare e diverso. Bene, oggi voglio condividere con voi un articolo che ho letto qualche settimana fa sul Corriere della Sera. Volete sapere il titolo di questo articolo? Bene, recitava così: dimmi che musica ascolti e ti dirò quanti anni hai. Beh, pensate un po', sembrare ovvio e scontato, però lo è veramente. E perché crescendo i nostri gusti musicali dovrebbero cambiare, avanzando l'età? Beh, se volete, forse è abbastanza ovvio, perché crescendo noi cambiamo, mutiamo, maturiamo, abbiamo sicuramente degli interessi diversi. E visto che i brani che noi ascoltiamo sono più o meno lo specchio di ciò che siamo, di ciò che pensiamo e di ciò che vogliamo, anche la musica con il passare degli anni cambia. E allora, visto che iniziamo da giovanissimi ad ascoltare musica, la musica dei giovanissimi qual è?
sicuramente una musica forte, una musica decisa. Perché? Perché i giovani sono eccitati, sono energici, in alcune circostanze forse sono addirittura arrabbiati. E allora che musica si ascolta? Se musica non ascolta una musica forte, una musica punk, una musica di metal. Perché? Perché sono delle musiche che gridano, sono delle musiche che vanno ascoltate a volumi altissimi, no? Quasi da voler trasmettere al mondo ciò che siamo e magari con i volumi alti tenere nascosto e lontano da noi tutto ciò che è al di fuori, quasi a volerci isolare. E poi man mano che cresciamo iniziamo a conoscere nuovi elementi e ci avviciniamo a nuove tipologie di musica. Sicuramente le più ascoltate tra i giovani rimangono la musica dance e la musica rap. Però superati i 20-25 anni i nostri interessi, i nostri argomenti cambiano ulteriormente. Perché? Perché maturiamo, perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere, perché vogliamo magari cercare l'amore o vogliamo essere amati. E allora che cosa facciamo? Ascoltiamo una musica ancora diversa, magari una musica contemporanea, ma una musica anche melodica, tipo quella del rhythm and blues, per cercare anche la concentrazione e per cercare anche la meditazione. Ovviamente più cresciamo, arriviamo alla mezza età, e di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di calma, abbiamo bisogno di tranquillità, abbiamo bisogno di meditare, di pensare, e quindi ascoltiamo una musica un pochino più soft, una musica classica, una musica che riesce nello stesso tempo a renderci felici, però in maniera molto molto graduale e molto tranquilla. Bene, io non so se vi ritrovate in tutto quello che vi ho detto e vi ho raccontato questa sera, però se magari avete pensato che questo articolo, che questa discussione che abbiamo fatto questa sera possa essere interessante e che magari vi riguardi personalmente, fatecelo sapere, magari scrivendomi sui profili ufficiali della radio, Radio Fantasy Calabria, su Instagram e su Facebook, fateci sapere la vostra. Però prima di chiudere, di restituire la linea a Pino, ogni settimana ho pensato di darvi una chicca, cioè di darvi una next hit, cioè un brano che noi riteniamo che da qui a brevissimo possa diventare una vera e propria hit. Per quanto riguarda questa settimana ho pensato a Flavio di Gazzelle. È un brano con un testo intensissimo, è un brano particolare, quasi autobiografico. E la cosa particolare è che l'autore abbia scelto non un canale social per raccontarsi, ma abbia scelto proprio la musica. E questo è assolutamente carino e particolare. Fateci sapere cosa pensate di questo brano. Io ovviamente do la linea a te, Pino. Grazie a tutti. L'appuntamento con Luna Park, la rubrica, è per la settimana prossima. Ciao! Sonatore stamasa e venni capenni canto pezzia cadi figlioli e un dite tanti tutti su belle nonne come a tia cuti vici sta bocca di cerasa e te la seppe fare con maestria beato e sti giochi si la bacia corri a sta sorte mi capita mia. Lo nome tuo mi passa tanta la mente, comato con la palla insieme a zia, e quando ti vedo non mi ricordo niente, che mi incanto in fronte alla bellezza tua, ma io chi sta canzoni ti la fici per tia, e mi gira il mondo e mi torna a casa mia, mi carizza tua faccia, mi liscia i capelli, mi ti scrivi il tuo nome in tuo cielo, pistini, ma da chi sta nottata mi ti resta un ricordo, vemo sai quanto è notte e giorno te penso, il tuo nome e il suono di campana per mia, quando sento se illumina la vita mia. Ah,
E passando tra le rose sul giardino, pensando bene di incontrare zia, e vorrei sapere se è il nome destino, se mallo da cammino in sintonia, i stile fanno luce a sta nottata, che sape contentezza ed allegria, che pure lo sole indave la sua amata, che a sua stessa luce in cila porta via, poi sole non lucini per un giorno, si può vedere sola bella tua, ma sole non avvicina più un giorno. Ma io chi sta serenata e stipendia, e ma io chi sta canzone, ti raffici per via, e mi gira lo mondo e mi torna a cammina, le carizza tua faccia, mi liscia i cammini, vuoi ti scrivi lo tuo nome, il tuo genio, mi stili, ma da chi sta lontana, mi ti resta un ricordo, me lo sai, quando è notte e dolce, tutto non me lo so, di campana per via, quando sento se nomina la vita mia. Adesso il nostro maestro di musica, anche qui, insomma, impartiamo lezioni di musica con Cristian Gara, è una seconda serie che ci propone, siamo già giunti alla nona puntata, ed è La mia musica, questa rubrica ci fa studiare appunto la musica. Ci parla oggi di atteggiamento posturale, Cristian Gara. Ciao Raffaella, ciao Pino, buonasera a tutti, un bel mese abbiamo trascorso insieme, quindi prepariamoci per novembre. Come prepararsi allo studio? Tutti quanti mi stanno dicendo questo primo mese è stato veramente pesante, è stato veramente, tra virgolette possiamo permetterci il lusso di dire bloccante. Vabbè, ma sfiderei chiunque sinceramente, perché alla fine l'ultima decade di settembre, da quando abbiamo iniziato anche le attività didattiche e quando comunque è entrato veramente tutto nella normalità, e la normalità vuol dire che H24 c'è qualcuno che lavora, c'è qualcuno che deve produrre, c'è qualcuno che deve formare, c'è qualcuno che si deve tranquillizzare e c'è qualcuno che ha molte responsabilità a differenza di altri. Quindi penso sia normale, penso che questo mese d'ottobre sia, come vi ho fatto anche capire, un mese d'inizio per carburare. Ovviamente il primo input che mi viene da pensare è come studiare, no? Come quello che io dico ai miei fantastici alunni. Iniziamo con pazienza, iniziamo principalmente ad entrare in equilibrio con questo nuovo anno. Ma in primis facciamo un lavoro dentro noi stessi affinché tutto quello che andiamo a fare sia un qualcosa di piacevole, anche se pensandoci bene tante volte non lo è. Quindi cosa voglio dire? Tanti non amano alzarsi alle 6 di mattina, ma se noi andiamo a girare questa nostra moneta psichica, questa nostra moneta emotiva, la mattina è faticoso andare a lavorare, ma andare ad incontrare le persone con le quali comunque condividiamo la colazione, condividiamo le nostre arrabbiature, le nostre delusioni, ma anche le nostre gioie, vuol dire essere a casa, vuol dire essere in famiglia. L'ambiente lavorativo, l'ambiente formativo, l'ambiente di culto o comunque di cultura deve essere così, perché a casa noi stiamo bene, a casa noi produciamo tanto, a casa noi mangiamo bene. Se noi pensassimo per un attimo che l'ambiente lavorativo sia, o lo facciamo noi diventare con dei piccoli sacrifici, il nostro ambiente familiare distaccato dalla nostra casa, il nostro ambiente casalingo, tutto cambierà.
Quindi il processo, l'inizio anche dello studio, i miei ragazzi ad esempio in autonomia prendono lo strumento, lo montano, mi chiedono, iniziamo a suonare, iniziamo a fermarci battuta dopo battuta, se c'è un problema cerchiamo di capire qual è il problema, quindi è un processo anche che noi iniziamo a sganciare dentro di noi, il non vedere un problema come una barriera, ma il vedere il problema come... quello di matematica, ad esempio, i problemi vanno risolti, quindi a livello psichico, a livello proprio del lavoro che noi facciamo ad H24, anche i nostri ragazzini, loro non lavorano, ma realisticamente lavorano per formarsi, per crescere, per diventare i professionisti del domani. E quindi il mio gioco forza è non vediamo i problemi come barriere, ma vediamo i problemi per risolverli e vediamo l'ambiente lavorativo, l'ambiente dove andiamo a formarci, come l'ambiente di casa. Ovviamente ci saranno sempre quelle persone che sono chiuse o che sono rigide o magari restie a vivere bene. Vabbè, facciamogli vedere come si vive bene, magari si affascinano del nostro vivere, si avvicinano. In caso non facciamoci un problema, anche perché dobbiamo ricordarci comunque che noi facciamo bene principalmente per noi stessi, non è che lo facciamo per gli altri. Se noi viviamo, viviamo per noi stessi, non viviamo per gli altri. Tante volte noi diamo le colpe agli altri, o magari diciamo io sto vivendo per te o io sto facendo questo per te. Smettiamolo di essere ipocriti, togliamo la maschera, iniziamo ad essere più sani già partendo da noi stessi, perché se un seme lo butto io, un seme lo buttate voi, ovviamente al nostro giardino non usciranno rovi, ma usciranno rose. Quindi buon lavoro a tutti, buon studio a tutti, i problemi si risolvono. Ciao a tutti. Quanto venivo, naia soffrire, nuttate intera a reto, alito porti, ma per carcono no, ti pozza vini, ma per carcono no, ti pozza vini, non mi la vanno da rista figliola, non mi la danne deu. Posso morire pensando a ira, la mia mente vola, e un mio tormento no, una vecchia fine, e un mio tormento no, una vecchia fine, figliola quanto peni e quanto torti, chi t'hanno fatto dopo, chi io da mai, t'hanno mentuto lì, guardi agli porti, contando vanno lì, passi chi fai, contando vanno lì, passi chi fai. Galera e si tenuta forti e ti facisti car cerata sai, figliola t'amerò fino alla morti, e mi ti caccio di si bene guai, e mi ti caccio di si bene guai.
settata luna sopra i buchi e ora mi vicino tane da sai pensando dopo onde eravamo noi pensando dopo e c'ha ceri mi fai pensando dopo e c'ha ceri mi fai. E campo musilio un'altra volta, speranza che non ci cerco a sta mia vita, ti voglio dare in bella chitarra rosa, chi sto è l'usigno, chi si la mezzita, chi sto è l'usigno, chi si la mezzita. Ora, spesso e ben volentieri noi mandiamo degli artisti che non sono proprio qui, insomma da un tiro di schioppo della nostra emittente, sono dall'altra parte della Calabria, sono fuori Calabria e anche lei è stata ospite nelle primissime puntate del nostro Talent. Torna a noi la cosentina Chiara Palaia, che non so se ci vuole salutare prima del suo pezzo che lancerà lei stessa. Ciao a tutti, piacere, io mi chiamo Chiara Palaia e sono una cantautrice. Oggi vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Waiting, scritto da me per il testo e su musica e arrangiamento del chitarrista Sunil Rocca. Waiting è un brano che parla di speranza nel futuro, io mi auguro sia di vostro gradimento e che dire, buon ascolto, ciao! Thank you.
E chiudiamo, e lo faremo anche per le puntate prossime, con, anche perché abbiamo aperto con Muscolo, con questi inni alla Calabria, queste belle immagini, questi detti sui social, questi interventi sui social dove si parla di Calabria, di posti belli. Chiudiamo appunto con lo zio di tutti questi talenti che spesso ci viene a trovare e valuta appunto questi nostri giovani talenti. Allora la Ganà, con le sue clip, anche con le sue personali produzioni, fisarmonica e immagini di Calabria, io rimango in Calabria. È tutto dire, maestro la Ganà.
Finito anche per questa puntata, vi ringrazio per l'ascolto, anche oggi i nostri talenti. Proponete dei video da mandare alla nostra redazione e magari proponetevi anche per venire ad esibirvi live in diretta, come ogni puntata abbiamo un live con un artista in particolare dove noi focalizziamo le attenzioni. Bene, grazie per l'ascolto, a sabato prossimo.